Per aggiungere un immobile ad un cliente basta fare doppio clic su di esso. Si entra nella zona degli immobili, immobili del cliente De Loges Antonio, a questo punto dal menu contestuale Nuovo immobile. Ci vengono richiesti dei dati che andiamo adesso a compilare. Quindi il nome dell'immobile, ad esempio possiamo fare Villa De Loges, e tutti gli altri dati, descrizione, indirizzo, eccetera. Via Teano al numero 21, scala, piano interno non ci sono, il K2000, e andiamo a inserire, siamo fabbricato un terreno e le varie informazioni, quindi foglio, map, sub, sezione e destinazione d'uso. Dopo averli inseriti, possiamo cliccare su Salva modifiche. A questo punto, tornando indietro nella navigazione, sul cliente De Loges Antonio troviamo l'immobile Villa De Loges.